Ciao a tutti e benvenuti di nuovo nel mio canale. Allora, questo sarà un video haul per ciò che riguarda il Giappone, ovvero per quello che mi dovrò portare in Giappone. Come avete visto nel video precedente, penso sia il video precedente perché questo video lo sto girando un po' di tempo. Oggi è il 17 giugno, il video ve lo vedrete molto più in là. Comunque, farò appunto questo bel viaggio in Giappone, non vedo l'ora. E vi faccio vedere cosa ho acquistato. Allora, avevo una carta, un buono regalo da Sephora. Una parte l'avevo usata per acquistare questo fondotinta di Estée Lauder, di cui spero di avervi già fatto una review. Se è così ve la lascio giù nell'info box o da qualche parte, altrimenti arriverà presto. Che è il Double Wear Stay in Place Makeup. Questo, il mio colore è il 2N1 Desert Beige. È il mio colore per quando non sono abbronzata. Quando sono abbronzata non andrà bene assolutamente. E poi avevo acquistato ancora questa cipria, questo bronzing powder di Sephora, questa qua, questa di questa linea qui. Questo è il colore più chiaro, appunto si chiama Clair Light Caledonia ed è una bellissima cipria. Mi piace perché non ha brillantini assolutamente. Cipria. Bronzer perché non ha assolutamente brillantini. Di nuovo non so come possa andare in estate perché forse lo potrò usare come cipria veramente perché più o meno questo è il mio colore in estate, sì, all'incirca. E niente, e avevo un residuo di mi era rimasto qualche altro soldino nella scheda, per cui sono andata ovviamente da Sephora e ho comprato qualche cosina, niente di non tantissime cose, però un po' di cose sì. Allora, cercavo dei set per appunto per il viaggio e ho acquistato questo set che è messo tutto storto di Biotherm. Tra l'altro avevo anche il 20% di sconto che anche se hai una carta regalo, siccome come se fossero soldi veri, viene applicato, per cui oddio, è entrata una mosca gigante. Speriamo che esca. È appena uscita, fantastico. Ok. Ecco, è rientrata. No. Spero che la mosca gigante sia uscita, altrimenti dovrò stoppare di nuovo il video. Comunque, avevo lo sconto del 20%, per cui ho approfittato per prendere alcuni prodottini. Quindi ho preso questo set di Biotherm che contiene la crema Aqua Source Gel, ve lo faccio vedere, è carina anche perché c'è la pochettina trasparente che è facile, può essere usata per mettere sia questo che altre cose. Scusate il rumore, ma fa troppo caldo oggi, non ce la faccio girare il video con la porta chiusa, con la finestra chiusa, per questo entrano poi le mosche. Allora, contiene questa Aqua Source Gel per peli normali, da peli normali a miste. È un ottimo idratante questo, l'ho già provato con parecchi campioncini tempo fa. E prima o poi dovrò decidere a comprare la confezione grande, anche perché non è carissimo. Questo set era, cioè, è costato pochissimo, perché costava 12 euro, in più avevo lo sconto del 20, quindi è venuto pochissimo veramente, ma anche per 12 euro secondo me li vale tutti. Per cui c'era, cioè, dentro questo, che comunque sono 15 ml ed è un'ottima quantità. Chiaramente non la apro al momento perché magari dovrò togliere la plastica, altrimenti sarà un po' scomodo. Comunque non la apro perché la devo usare appunto in viaggio. Poi c'è il Total Eye Revitalizer, appunto il trattamento occhi effetto ghiaccio, borse, occhiaie, righe di disidratazione. Io borse, forse righe di disidratazione perché quella parte è un po', sempre un pochino più disidratata ed è così. Magari li tolgo da questi scatolini perché fanno solo volume. Poi c'è il trattamento notte, si chiama Aqua Source Night Spa ed è un balsamo appunto per la notte, per ridratare la pelle, smoothed and suited. Smoothed vuol dire lisciare, ma suited non ho idea di che cosa voglia dire, magari cercherò. E questo è 20 ml, bello grosso per la notte. E poi c'è anche una mini taglia dell'acqua micellare per struccare, per tutti i tipi di pelle. Qua dice per struccare il viso, sì,
Non so se per gli occhi va bene, ma io per gli occhi porterò lo struccante bifasico perché l'acqua micellare per gli occhi non mi strucca benissimo. E niente, questa è appunto la pochettina che fa sempre comodo. Rimettiamo tutto qui dentro e vi faccio vedere cosa ho preso di altro. Poi c'era praticamente una... non era una vera promozione, comunque c'erano tutto un espositore per i prodotti da viaggio, le taglie, i formati da viaggio. E allora io ho preso alcune cose. Ho preso tre prodotti, sì, e mi hanno regalato, acquistando tre prodotti ti regalavano questa pochettina molto molto carina, forse un po' cheap, no? come tessuto, però può anche questa essere utile perché c'è questo aereo con... c'è questo veramente rossetto con le ali d'aereo, aereo, niente, oggi non riesco a parlare di nuovo. Ho preso il Super Gommage Corp, quindi Exfoliating Body Scrub di Sephora. Questo è il formato da 50 ml, tutto sigillato, ovviamente non lo apro, non so com'è, comunque andrà bene. Poi ho acquistato una cosa fondamentale per i viaggi, secondo me, che è lo shampoo secco. È fondamentale perché in viaggio io non riesco mai a lavarmi i capelli, a parte che già di mio non lavo i capelli tutti i giorni perché altrimenti mi cadrebbero, li lavo, cerco di lavarli 2 volte a settimana, non di più, perché avendoli grassi non è proprio fattibile. Considerate che io vado tutti i giorni in palestra, li lego, faccio in modo di farli sembrare accettabili, presentabili. Comunque questo è da 75 ml. E ha una scadenza di non ho idea, perché tutto sigillato. Questo magari lo aprirò perché tanto non va bene. Questo, allora, come prezzi, quindi quello, il set di Bioterma era 11,90. Vi dico i prezzi per intero. Questo, aspettate che ho gli scontrini qua. Quindi il set di Bioterma 11,90, lo shampoo secco 7 euro, che è caruccio per uno shampoo secco da 75 ml, perché quello di una marca che trovo al supermercato costa 7 euro pure quello, ma è più grande. Però questo mi serviva piccolino per portarlo in viaggio, altrimenti non l'avrei preso, avrei preso l'altro. E poi il gommage poco, 3,50 euro da 50 ml. E poi ho acquistato la Tangle Teaser nella versione compact, quella piccolina. Sono contentissima di aver acquistato la Tangle Teaser, era da un po' che volevo provarla, volevo prendere anche l'altra, la vendono da acqua e sapone, diciamo che è un'imitazione, questa che è l'imitazione, non mi ricordo. Comunque, questa era un po' caruccia, 16,50 euro, però di nuovo, siccome avevo questo buono, avevo lo sconto, per cui è andato benissimo. Questa è la versione, questa qui, no? Che si... quella da viaggio praticamente. E ieri già l'ho provata ed è bellissima, mi piace molto molto. E poi mi piace che abbia la protezione, e questa la metto qui. Quindi in tutto veniva 38,90 euro, e poi con il 20 è venuto 31,12 euro. E niente, appunto questa pochettina. Questi sono i miei acquisti da Sephora. Mi hanno regalato un campioncino di profumo, che però hanno riempito loro perché avevano finito i campioncini, ed è il Gucci Guilty, che mi piace da morire tantissimo, e questo andrà insieme ai prodottini per il viaggio. Devo fare un po' di scorta di campioncini perché ho bisogno di campioncini, non mi posso portare, cioè potrei anche portarlo quello da 100 ml, ma proprio non ho voglia di mettere peso, voglio portarmi il meno cose possibili perché voglio riempire la valigia di cose che acquisterò lì in Giappone. Poi sono passata da quest'altro negozio, era un negozio di scarpe in realtà, però vendeva la Essence, quindi ho preso alcuni prodottini, niente di che, però mi sono rifornita della mia matita, la Long Lasting di Essence, la Black Fever, che è la mia matita preferita in assoluto, uso solo questa. Poi ho ricomprato l'I Love Extreme Volume Mascara di Essence, questo qua nella linea classica, perché è il mio mascara Essence preferito. E poi il Super Fine Eyeliner Pen,
che anche questo è il mio eyeliner preferito. Ho provato anche quello di... ne ho provati altri. Ho provato quello di H&M, ha un tratto che sembra quasi grigio, già non è un nero bello intenso. Un altro di Deborah, se non sbaglio, però nessuno batte questo qui, ecco, di quelli che ho provato, chiaramente. E poi ho comprato il mio un kabuki, perché il mio kabuki, che ora qua non sto trovando, ma sarà qua da qualche parte, quello di Elf, è completamente finito. Quindi ho acquistato questo kabukino bellissimo di Essence, che è delizioso. A parte il colore, no? Ma poi questa decorazione qui, ed è morbidissimo, ancora lo devo lavare. Però è veramente una coccola, meraviglioso. Così quello lo butto, perché cioè, è proprio ridotto malissimo. Poi sono passata da Stradivarius. Così ho fatto un salto velocissimo, perché in viaggio non volevo portarmi una borsa a spalla. Avevo pensato a una tracolla, ma ho pensato che comunque sarebbe stato meglio uno zaino, perché è più comodo, perché se ho delle cose pesanti il peso va su tutte e due le spalle, non solo su una. E quindi ho acquistato questo zainetto troppo troppo carino, mi è piaciuto subito, infatti l'ho acquistato alla velocità della luce. Se riesco a farvelo vedere per intero. Allora, è questo zainetto così, di ovviamente finta pelle. Comunque questo mi è piaciuto tantissimo, queste due nappine che ci sono qui. Poi ha le tasche, che chiaramente si aprono col bottoncino, quindi molto comode. Hanno la chiusura tipo calamita, anche questo. È piuttosto capiente per essere uno zainetto. Mi serviva non troppo grande, ma nemmeno troppo piccolo. Le misure non ho idea di quali siano, perché non ci sono scritte. E ha questa apertura così. Ha anche una tasca interna, per cui è per mettere, non so, il cellulare. Penso che il cellulare lo metterò nelle tasche qui esterne, magari la fotocamera. E niente, è molto molto carino, e l'ho pagato 29,95 euro, che è un prezzo onesto, perché ne avevo visto uno da Carpisa che costava 26 euro, ma non mi piaceva tantissimo. L'ho detto, tanto vale, per 4 euro mi compro quello che mi piace di più. E niente, questi sono i miei acquisti. Io penso che questi prodotti, soprattutto i prodotti di trucco, voi li vedrete già prima, non quelli da viaggio chiaramente, però che li abbiate già visti in realtà, ecco, usati questi prodottini. Però spero che vi sia stato utile questo, per quanto possa essere utile un video haul, però magari per dirvi cosa mi porto in viaggio. Magari farò un video poi a parte, proprio specifico, per farvi vedere la mia valigia, o magari la mia trousse da viaggio, ecco. E niente, io spero di nuovo di esservi stata utile. Giù vi lascio tutti i miei link, condividete il video se vi è piaciuto, cliccate mi piace, e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao!